Hai troppo miele nel nido, è tutto prodotto perso che non smielerai, ma c'è una soluzione che te la spiegherò in questo video. Sei un apicoltore e ti piacerebbe avere api forti in grado di produrre chili e chili di miele senza dover spendere tempo e soldi in trattamenti contro la varroa? Sono Giuliano Stracci e dal 1984 mi occupo di apicoltura e selezione per ottenere api sempre più forti e in grado di vivere e proliferare senza trattamenti chimici e integratori artificiali per combattere la varroa. In questo canale trovi informazioni, tecniche pratiche e consigli utili che puoi applicare nel tuo apiario. Se invece vuoi risolvere subito e definitivamente il problema della varroa, in descrizione trovi quello che ho preparato per te. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i nuovi contenuti e commenta sotto i miei video se hai domande o dubbi. Sarò felice di risponderti e aiutarti. Il problema del miele in eccesso nel nido deriva da una condizione climatico ambientale generale che ormai è cambiata nel corso del tempo, ma non solo. Il problema dipende anche dal modello di arnia che si utilizza. Per esempio in Italia si utilizza l'arnia d'Adamblatt, che è un'arnia, una vecchia invenzione del 1859, che sta dimostrando, ora che sono cambiate le condizioni meteoclimatiche e la quantità di nettare presente sul territorio è diminuita, sta dimostrando tutti i suoi punti deboli, cosa che fino a 20-30 anni fa magari non dimostrava. Quindi le api tendono ad accumulare troppe scorte nel nido come difesa. Difesa da cosa? Difesa da una situazione meteoclimatica incerta, altalenante, una diminuzione delle potenzialità nettarifere, cioè l'agricoltura italiana sta andando un po' a pallino e quindi sono diminuite anche le potenzialità nettarifere. La flora selvatica, anche quella, è in parte disturbata dalle condizioni meteoclimatiche. Le api per difesa accumulano troppe scorte nel nido. Ma perché? Anche perché la larghezza del favo d'Adant è eccessiva rispetto a quella che sarebbe la misura media del favo naturale di un alveare che costruisce liberamente i suoi favi dentro a un bosco. Cioè, la tipologia di abitazione che l'ape ha utilizzato per milioni di anni e quindi si è evoluta e anche selezionata geneticamente per vivere entro determinate soluzioni abitative che erano normalmente gli alberi cavi. Quindi le api sono adattate a svilupparsi in verticale, lavorano bene in glomere, chiuse su se stesse come un pugile, allora dimostrano tutte le loro potenzialità, sia per l'inverno, sia per l'estate, sia per la primavera. Cioè, su questa formazione agglomere, loro sviluppano si termoregolano come si deve, sembra quasi un assurdo, si stringono e quindi si termoregolano. Sì, si termoregolano sia in estate che in inverno. Questa è la loro, diciamo, formazione ideale. A questo aggiungiamo che nell'arnia d'Adant i telaini tra nido e melario sono di due formati diversi. In più, molti di voi usano della roba chimica per trattare le api, quindi roba chimica pesante. Alcuni prodotti consentiti e poi ci sono tanti furbi che usano anche roba che non è consentita. Di conseguenza tutto questo miele, un po' per il formato di telaino, quello che è presente in eccesso nel nido, un po' perché è inquinato da prodotti da battaglia, non può essere smielato. Questa è la sostanza. Quindi potete arrivare a smielarlo escludendo dei trattamenti chimici, i trattamenti chimici che normalmente magari avete utilizzato, e tramite la selezione delle api regine. Noi per esempio non trattiamo da 17 anni, questo apiario non è trattato da 17 anni.
con nessun prodotto, né chimico né biologico, né di lotta biologica, né di niente e di niente. Lasciamo le api allo stato naturale, ovviamente monitorate costantemente per effettuare selezione, perché noi lavoriamo anche sul miglioramento genetico, la selezione, e quindi, vabbè, ma questa è una parentesi. È la nostra attività principale di ricerca, selezione, miglioramento genetico e anche cambiamento della tecnica apistica. Per risolvere il problema c'è un'altra soluzione che vi dirò fra un attimo. Se vuoi ottenere api naturalmente resistenti alla varroa, senza dover continuare a spendere soldi per soluzioni chimiche che si stanno dimostrando sempre meno efficaci, clicca il link in descrizione e scopri la soluzione definitiva per avere alveari sani e privi di parassiti, senza trattamenti chimici. Ho sintetizzato 40 anni di ricerche creando un metodo pratico che puoi applicare per ottenere risultati incredibili già dal primo anno. Ti aspetto dall'altra parte. E ora veniamo alla soluzione. La soluzione è ricreare il comfort dell'albero cavo nella foresta. Noi di solito non stiamo nella foresta ad allevare le api, stiamo nei campi. Quindi c'è un leggero adattamento che bisogna fare, vari adattamenti da fare alle arnie per arrivare a una condizione simile a quella del comfort che loro possono trovare all'interno di un albero cavo dentro una foresta. E la soluzione è quest'arnia qui, l'arnia GS, una mia invenzione del 2021. Premetto che noi non vendiamo arnie, questa è un'idea che ho tirato fuori osservando le api anche allo stato selvatico naturale su favi naturali per decine di anni. E dopo decine di anni ho portato avanti questa soluzione. E la soluzione è ridare un formato di telaino che sia corrisponda alla misura media del favo naturale. 1. Dare una modularità dell'arnia in modo che nido e melario siano uguali. Quindi stesso tipo di telaino sia nel nido che nel melario. Questo che cosa comporta? Comporta che se si dovessero verificare diciamo degli intasamenti di miele, un eccesso di scorte all'interno del nido, noi possiamo, utilizzando un metodo di produzione biologica, possiamo smielare il miele dovunque esso sia, o che sia nel melario o che sia nel nido. Qualcuno dirà la solita filastrocca, ma il miele che è stato nel favo dove c'è stata la covata prende un odore strano. Non lo sente quasi nessuno sulla faccia della terra. Non lo distingue quasi nessuno questa particolarità, tranne qualche raro assaggiatore di miele che forse ce la fa. Poi per il resto non lo sente nessuno. Tra l'altro qui in questo paese, in Italia, tutti gli anni vengono importate migliaia di tonnellate di miele che è stato prodotto sia sui favi dove c'era la covata, sia sui favi dove non c'era la covata. E viene messo tutto insieme, venduto, miscelato, imbarattolato e venduto nella grande distribuzione. Soprattutto, ma non solo, anche a livello di più piccoli. Quindi ora apriamo. Allora, questa è la termoregolazione. Termoregolazione nell'albero cavo come avviene? In inverno stanno in alto, appesi in alto dove sono le scorte, primavera e estate cominciano a scendere, riempiono di scorte l'interno dell'albero e cominciano a scendere con la covata. Mano a mano che sfarfalla la covata portano altre scorte e continuano a scendere. Quando ritorna l'inverno, tendono a vuotare i favi dove c'era la covata e vanno verso le scorte che hanno accumulato in estate e in primavera. Questo è l'albero cavo ideato in modo razionale. Allora, ho levato il tetto,
all'interno ricreiamo la situazione di freschezza del bosco. Sul coprifavo c'è una finestra che può essere messa o tolta, come in questo caso, dove c'è una rete di areazione identica a quella del fondo dell'arnia. Mettendo due barrette di legno o di quello che vi pare qui e appoggiando sopra il tetto, create uno spazio tra tetto e coprifavo. Il coprifavo ha la finestra di rete, quindi l'aria calda che viene dal basso, che si sviluppa in estate, arriva su e fuoriesce fra tetto e coprifavo. Ora apriamo quest'arnia e avete un telaino uguale sia nel nido che nel melario. Ora in questo caso sono due famiglie, una sovrapposta all'altra, divise soltanto da un escu di regina. Però vi faccio vedere che... vediamo un attimo. Vi faccio vedere il telaino, ecco, in sostanza. Iniziamo dal primo. Di questo tipo di arnia ne facciamo fare due modelli diversi, una a 8 telaini nel nido, cioè nido o melario che sia, che eventualmente può essere gestita anche con 7 telaini. Vedete, questo è un nido, come vi ho detto prima, qui è un favo di sponda dove c'è parecchio polline, nettare e miele. Lo stesso tipo di telaino ce l'avete dovunque in quest'area. Ah, quindi noi sì, facciamo costruire questo tipo di arnia in due modelli, a 8 telaini e 12 telaini per ogni elemento. Questo in questo caso ce n'ha 8 e poi c'è quello è a pianta quadrata, e quello da 12 telaini a pianta rettangolare e ovviamente ha lo stesso tipo di telaini ma 12. Questo perché può essere più conveniente a seconda di quello che si fa e di chi le gestisce, della forza fisica di chi le gestisce, avere l'arnia a 8 telaini per chi ha una minore forza, donne o persone anziane, e invece 12 telaini per chi magari è forte e quindi si può permettere di lavorare in modo diverso. Nella nostra formazione è spiegato il metodo, cioè anche le misure e il progetto per costruirvi una cosa del genere, oppure per adattare con semplicità la vostra arnia d'Adant a questo tipo di telaino. E ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video.